Grazie Presidente. Allora, sugli ex mercati generali, ormai questo, come oggi abbiamo detto in Commissione Trasparenza, ereditiamo questo passato che poi arriva oggi con tutto. E quindi in pratica stiamo con queste, diciamo, questi progetti che nascono in un modo, poi c'è un cambiamento in atto, questi cambiamenti sono peggiorativi rispetto a quello che era il patto iniziale, diciamo, di quando è stato fatto il primo progetto degli ex mercati generali, e ad oggi abbiamo un progetto ex mercati generali che non mi sbaglio l'assessorato sta cercando di migliorare, di portare, diciamo, anche un qualcosa di sostenibile a livello energetico, di, insomma, cercare di migliorare quello che è un progetto partito 20 anni fa, magari un progetto che ad oggi è un po' datato, per cui insomma bisogna lavorare per rendere questo progetto un pochino più moderno, diciamo. Al di là di questo è importante, cioè, il fatto che il municipio ottavo abbia sollevato, quando appunto c'erano gli ex consiglieri del municipio, diciamo, delle perplessità sul progetto, è logico che noi ascoltiamo sempre i cittadini, coloro che portano delle istanze perché vogliono che quel progetto sia migliorativo, è nato per dare un tot sul per opere pubbliche, diciamo, a vantaggio, insomma, della popolazione, e poi nel tempo questo si è ridotto. E quindi bisogna andare a vedere, a verificare se l'interesse pubblico per quel progetto è sempre quello. Quindi, cioè, è inutile fare delle cose, diciamo, andare a chiudere dei progetti che ci derivano dal passato in maniera affrettata. Secondo me invece bisogna sempre analizzare bene, verificare che tutto sia nelle, diciamo, nelle norme e nella legalità, dopodiché l'assessorato farà, diciamo, provvederà a chiudere definitivamente questo progetto, che a mio avviso è avvenuto anche in Commissione di Trasparenza. Questo progetto c'è tutto, diciamo, una carenza dal punto di vista ambientale che non è da poco. Cioè, in questo progetto non c'è il verde, non è previsto nessun tipo di, anzi veramente è previsto ma compensazione in altre parti del comune, cosa che insomma è un po' strano da, diciamo, leggere. Quindi io mi auguro, è logico che votiamo no a questo ordine del giorno, perché l'assessorato si sta impegnando a lavorare su questo progetto ex mercati generali per renderlo sempre migliore per i cittadini. Grazie.